ne abbiamo abbastanza e che purtroppo dovrebbero cambiare le leggi. Siamo costretti a vivere noi in casa, a mettere sulle inferriate, cioè a vivere noi in prigione. Si andava a dormire con la porta aperta quasi, proprio senza ombra di dubbio. Uno stato di allerta senza fine, così definiscono gli abitanti di Castana il periodo che stanno attraversando a causa di una nuova ondata di furti in abitazione. E sebbene anche nei comuni limitrofi, fra Canneto Pavese, Montescano e Montubeccaria, per fare qualche esempio, capiti spesso di sentire di episodi simili, l'accanimento con cui i ladri hanno preso di mira una piccola frazione del paese sembra davvero inconsueto, a maggior ragione se rapportato al bottino davvero esiguo e in alcuni casi del tutto insignificante ottenuto dai malviventi. Casa Barbiere è una frazione di una trentina di case alla sommità di una collina al confine con il comune di Santa Maria della Versa. Da qui si dominano le valli Versa e Scuropasso, ma l'aria salubre della campagna e la tranquillità fa da contraltare purtroppo l'ansia degli abitanti per le continue ondate di furti. Oramai hanno fatto passare tutte le case. Da quanto tempo va avanti questa situazione? Almeno negli ultimi anni sicuramente si è aggravata tantissimo, è iniziata circa un 15-20 anni fa, perché prima si lasciavano le macchine aperte, le case aperte. Io per 30 anni, i miei primi 30 anni della vita, abbiamo sempre lasciato le porte aperte, le macchine aperte, nessuno ha mai toccato niente, nessuno ha mai rubato un pollo. Invece qua adesso è una questione che in casa non si è più sicuri, la gente oramai, tutta la gente ha paura. All'inizio giravano le case, se non trovavano niente lasciavano in ordine. Poi abbiamo avuto un episodio lì in una villa che hanno provato 2 volte a entrare, la terza sono riusciti e hanno spaccato tutto. E l'ultimo giro, sabato, sono entrati con la gente in casa, con 2 invalidi e una persona di 70 anni in casa. Avete proprio lì vicino, li ha anche Sì. visti, insomma, comunque scappare. Sì. Io in casa mia, non so, sarà anche perché è una casa cieca, piccolina, senza via di fuga. Di solito hanno un modus operandi ben preciso, probabilmente che a me non sia il posto giusto, però è preoccupante questa cosa qui. Come state vivendo, insomma, questa Un situazione? pochettino di terrore, soprattutto quando c'hai anche un figlio, che comunque ha il minimo di terrore, no? Si sente un rumore, che cosa sarà, i cani che abbaiano e quant'altro. Quindi, come tutti, siamo un po' tesi, forse troppo, e quindi si spera di andarne fuori da questa situazione qua. E poi soprattutto per le persone che poi ci abitano qui, che comunque hanno una certa età, di conseguenza non è bello, non è bello per niente. Voi cosa hanno rubato, oltre alla tranquillità? Fondamentalmente poco e niente, perché comunque poi dopo, anzi, mi stupisco che continuino, perché se non l'hanno ancora capito che in 15 giorni se hanno tirato su 200 euro di valore è tanto, perché la gente ormai non tiene più niente in casa. Questo è quanto. A noi poco e niente, hanno usato una mia federa per ribaltare il portagioie, così che comunque tutta bigiotteria, cose di valore in casa non se ne tengono più, per chi le hanno le tiene in casa, quindi è assurdo che continuino, E assurdo. anche un genitore anziani, ho visto un papà comunque che ha già una Certo, certa età, c'è anche timore per questo. tutto è chiaro, che non hanno mai vissuto una situazione del genere, che sono una vita che abitano qua molto più di noi, quindi figuriamoci. Io personalmente a casa mia sono venuti già 6 volte, ho già subito 6 furti. E l'ultima volta quando sono entrati in casa, c'era in casa mio figlio sui mansarda, hanno preso una botta, qualcosa di contundente, gli hanno dato una botta in testa, è rimasto svenuto, fortunatamente molto poco su pianerottolo, c'era una chiazza di sangue di 2 spanne su pianerottolo, si è rialzato, ha fatto in tempo a chiamarmi, a dare l'allarme, noi eravamo a Pavia, io e mia moglie siamo arrivati a casa e abbiamo trovato quello che abbiamo trovato. In più di una persona abbiamo visto tante cose, macchine arrivare, fermarsi, sparire. Non rivederle più, non si capisce gli indirizzi. Non. Poi noi siamo qui in alto e abbiamo intorno una realtà che secondo me è lì che bisogna andare a vedere. Per quanto le forze dell'ordine, anche ieri sera parlavamo, siamo sempre qui, si stanno dando un gran da fare, ma qui non è il ladro di paese, qui siamo in mano proprio a una questione di, secondo me, marcare il territorio. Giriamo per strada alla sera. Con le mani in tasca, così. Tanto da girare. Battiamo un po' i piedi e
e cerchiamo almeno di dire: ragazzi, siamo qui. Io sabato sera li ho visti scappare, insomma, nel tardi serata, verso le ore 20 così, ho visto proprio niente, i due persone che si dileguavano in mezzo paese così. Si muovono verso l'ora di cena, sentivo prima, quando col calare dell'oscurità, insomma. Esatto, appena l'imbrunire così, poi fino alle ore dalle 18, diciamo, alle ore 20, diciamo, l'orario più critico è quello lì. Tanto il cappello è forza dell'ordine, però purtroppo sono quelli che sono, con i fondi a disposizione che hanno. Il 95%, lo dicono le statistiche, che di questi delinquenti qua riescono a farla franca. E poi c'è l'altro 5% che, quando le forze dell'ordine li prendono, purtroppo il giorno dopo li vediamo ancora fuori, perché non so se è l'interpretazione della legge, o se è la legge sbagliata, o se è il giudice che la applica, c'è qualcosa oramai che non quadra. Viviamo un po' col magone, insomma, ripeto, tutte le sere non c'è mai un po' di pausa, un po' di tranquillità, uno perché chiama a destra, uno perché sente a sinistra, siamo sempre un po' presi, insomma, con questa storia qua. Cioè, buttando la tovaglia così, prendendo la tovaglia, ho visto proprio i ladri che si dileguavano verso in alto. Si è visto aprire in casa sua gli Antoni da dentro, loro sono entrati da di qua, hanno fatto quello che dovevano fare, mi ha scassinato due porte di legno interne per entrare, perché mia zia ha il vizio di chiudere abitando da sola, e comunque niente, se l'ha trovata in casa. Hanno trovato una scala che è tuttora là, messa là, accantonata là a muro, perché l'abbiamo trovata dopo. E dove diceva lui che è iniziato tutto? È casa sua là, arriva fin là, no? E usano, sono scappati di qui le prime volte. Qua c'è tutta la rete metallica, tutta. Andavano di là, dove c'è quell'altro vigneto, e c'erano proprio tutte le. E poi in alto di là il cancello, che poi è stato un attimo. Il primo mese usavano questa strada qui. Io sono cresciuto qui, ma non ci sono mai state tutte, ma sembra un. Questo vi sembra una campagna o un campo di sono al concentramento, parla un campo di concentramento, non sembra neanche più una campagna. Si può avere la rete metallica nei vigneti? Hanno fatto visita lì, di dietro, nella casa di lì, due volte allora. E una volta gli sono saliti da davanti, dalla strada di là, con la scala. Sono esasperati loro perché devono rubare per vivere. Siamo esasperati noi che le nostre mogli non dormono più, i nostri cani sono sempre con le orecchie dritte. Non viviamo più nessuno. Dunque è lo specchio del sistema, secondo me, un po' che, di tutta l'Italia. Ecco, non è che vogliamo dire qui siamo, perché qui è sempre un posto bellissimo. Girati, adesso oggi c'è nebbia, ma se no vedi il Penice, vedi, qui è uno dei posti più belli del mondo. Magari è quello anche che gli fa invidia a questi signori. Un vero pitbull. Nessuno può più tenere un ferro fuori per non andare poi a pensare che quel ferro che tu dimentichi va a far del male a un'altra persona del tuo posto. Cioè, non è tanto il fatto, come dicevo prima, del bottino in sé, ma secondo me è di tenere in scacco un territorio. È lì. Questa qui è la casa. Io ho provato tre volte. Alla terza volta ce l'hanno fatta entrare. Ma non è che è una casa di campagna, seppur grossa. Dunque sapevano che non è che c'era dentro chissà che, però è stato il primo episodio, che dicevamo prima, che mi ha fatto venire un po' il pelo a tutti quanti noi qui del paese. Perché fino a prima, se non trovava niente, lasciavano com'era. Qui hanno spaccato tutto, signori. Qui hanno spaccato i vetri del bagno, tutti i quadri, le finestre, tutti i vetri da dentro, proprio per vandalismo. È stato il primo episodio dove ci è venuto un po', veramente un po' di terrore lì. E dopo Ciuli, dopo Trelle, l'ultimo sabato scorso, ripeto, che sono entrati con le persone in casa, oltretutto dei disabili in casa, ci ha fatto proprio star male, ecco, ci impaurisce. Simone ha visto due ombre, allora io cosa sono subito andata in camera per vedere, ho detto apro la finestra, sono più sicura, no? No, no. Come apro la porta, non è che c'è solo la luce. Sono inciampata in qualcosa, ho subito realizzato, immediatamente,
Accendo la luce, cosa ho visto? Guardi, cosa ho visto? Lo so soltanto. La casa alteraria? Tutto fuori dall'armadio, un'anta solo aperta, ma tutto fuori, maglioni, roba. Sulla scrivania, che qui vicino avevo la borsa, borsellino, avevo 200 euro perché ero tornata da poco, cioè non avevo, avevo ancora qua. Tutto, il borsellino, tutto, persino la moneta. Una quindicina sicuro, qui in frazione saremo 30 case, non di più. Se prendiamo da lì e da là, perché poi diviso in due comuni, di qua a Santa Maria, di qua a Castana, cioè siamo proprio in un punto che, ripeto, arrivano, secondo me, tranquillamente da noi. E qui l'hanno fatta da dietro, i signori erano in montagna e loro sono entrati. Qui a Castana abbiamo appena sentito, nella frazione in particolare, Casa Barbieri, ma non solo, i residenti sono piuttosto allarmati per questi continui furti che si verificano. Voi siete ovviamente a conoscenza di questa situazione. È una situazione che è, diciamo, allarma i cittadini, e vorrei anche, cioè, diciamo, a questo punto è più che capibile, e soprattutto perché avviene anche in maniera un po' particolare, diciamo. Magari quando inizia continua per una settimana in una determinata zona, in una determinata frazione, poi per un po' non si fa sentire, poi la situazione ritorna ancora a preoccupare. Anche e soprattutto perché mentre, diciamo, ci sono state una serie di furti che sono avvenuti sempre in ore, diciamo, antecedenti la cena, in case o vuote o disabitate o magari occupate solamente nel fine settimana, o di persone addirittura che erano, magari si erano allontanate solamente per fare delle commissioni. L'ultima volta è anche accaduto in una casa dove, diciamo, c'erano presenti i proprietari che erano al piano di sotto, mentre il furto avveniva al piano superiore. Siete in costante contatto con le forze dell'ordine, mi stava dicendo che stanno facendo veramente l'impossibile per cercare di garantire la sicurezza. Certamente, noi dal canto nostro avevamo già a suo tempo creato un sistema di videosorveglianza, e anche nelle frazioni in cui sono avvenuti furti c'è il sistema di videosorveglianza. Poi c'è, cioè, veramente di più, a volte cioè quello che proprio forse fa più male è che ci sentiamo impotenti, ecco, di fronte ai cittadini e alle loro paure, comprensibili. Tante volte anche le leggi non aiutano, insomma, in questo senso. Sicuramente, forse è proprio quello, perché diciamo che agiscono indisturbati anche perché sanno che o vengono presi e dopo poco escono, certo, o addirittura non vengono presi, ma soprattutto il fatto che vengono presi e quindi poi non gli viene fatto quasi niente, o addirittura, cioè, io veramente mi sento proprio impotente di fronte proprio a questo, ad uno Stato che ci lascia un pochettino in balia, ecco, sono sincera. I pattugliamenti delle forze dell'ordine, il sistema di videocamere di sicurezza installato dal comune e che presto verrà potenziato, i gruppi WhatsApp degli abitanti che così provano a fare fronte comune, a sentirsi meno soli davanti a questa piaga, non sembrano però scoraggiare i malviventi, avvantaggiati dalle infinite vie di fuga offerte dalle campagne. Quante sono le telecamere che avete installato? Attualmente ne abbiamo installate 5 e adesso abbiamo intenzione di incrementare nell'anno in corso il sistema di videosorveglianza. Ecco, perché per cercare può essere un deterrente. Anche perché, essendo noi in unione di comuni, magari ci sono dei punti dove, diciamo, c'è il comune vicino e quindi tu cerchi, ma proprio per cercare di monitorare tutto il territorio e, diciamo, tutti i punti di accesso. Purtroppo, ecco, una cosa col sistema di videosorveglianza non è possibile, tutte le famose stradine di campagna, che ci sono nei nostri comuni, a differenza delle città, ci sono un sistema di stradine di campagna immenso, e su quelle... Questo probabilmente viene anche sfruttato da queste... Viene anche sfruttato da loro, soprattutto nei periodi, diciamo, di siccità, dove quindi possono più agevolmente riuscire a dirigersi con i mezzi o quantomeno anche a piedi in queste stradine di campagna, perché poi alla fine sono tutte cararegge che, se piove o se nevica, sono più difficoltose da percorrere.